Sì. Siamo una domanda. Giornalista di Live Sicilia. Ecco gli effetti dello scandalo che si sta scatenando nella clinica Latteri. La casa di cura è nell'occhio del ciclone a causa di un'inchiesta che mostra attraverso alcune intercettazioni come la clinica avrebbe risparmiato su alcuni farmaci, provocando sofferenze ai pazienti malati di tumore. Sono una giornalista in Life Sicilia. No, non vorrei essere intervistata. Siamo due giornaliste. No, no, mio marito sta uscendo, io non... Ma da apparente quanto è successo, quanto si dice riguardo... No, io non... C'è un'inchiesta in corso. Non so parlare. Si dice che sono non... venuta adesso a prendere a mio marito. Dice che ai malati di cancro non somministrassero le medicine che gli spettavano. Ma tra i parenti dei ricoverati c'è anche chi, nonostante la professionalità riscontrata nel lavoro dei medici, sembra ridimensionare di molto l'incondizionata fiducia nei confronti della clinica. Un paziente o un operatore della clinica? No, parente di un paziente. E il suo paziente come è stato trattato? Benissimo. Vi state trattando bene? Benissimo. Tutto quello che è uscito sui giornali non... Mi deve credere, io l'ho sentito. Non ho letto il libro, perché per un motivo X non ho seguito la televisione. Allora, di fatto perché c'è avevo un... parenti, sì, ma lo so di che cosa si tratta. Però non in prima persona non potrei parlare. Però posso dire che sono state gentilissime. È molto professionale, a quello che mi riguarda. Quindi continuate ad avere fiducia nella struttura e continuate a mantenere. Se non muore la paziente, abbiamo continuato ad avere fiducia nella struttura.